è vero, Vercelli è passata, quindi dobbiamo guardare avanti. Per quello che riguarda la gara di oggi, abbiamo avuto questi 2 giorni molto, come sapete, molto travagliati. Abbiamo avuto molti giocatori in non buone condizioni, eravamo in difficoltà in certi reparti e quindi ho cercato di mettere in campo comunque una squadra che potesse farsi valere. Non siamo riusciti, specie nel primo tempo, a trovare diciamo, l'ampiezza del campo e a riuscire a servire le punte. Per demerito nostro sicuramente, ma anche per meriti dell'avversario che si è chiuso, un avversario che sta in buonissima condizione. Noi invece abbiamo molti giocatori un po' stanchi, un po' acciaccati e molti assenti. Ecco. Quindi in questo momento volevamo vincerla, volevamo cercare di sbloccarla senza rischiare di andare sotto, perché una volta andati sotto c'erano ancora tutte quelle problematiche che dicevo prima, con giocatori che no, non, so, no, no, non erano in buonissima situazione. Abbiamo cercato anche il primo tempo. No, no, noi assolutamente. Noi siamo andati in campo non per non perdere, siamo andati in campo per vincere, però per vincere cioè avendo sempre un certo equilibrio. Ragazzi, voi avete visto che abbiamo fatto anche delle bellissime partite in casa, ma abbiamo sempre preso gol. Io dico sempre che se vogliamo vincere le partite dobbiamo non prendere gol, perché basta che poi riesci a sbloccare il risultato, porti a casa la partita. Oggi A abbiamo questo punto avuto. della stagione, con così poche partite che mancano, alla fine così tanti punti da recuperare, questo discorso, No, no, ma noi indipendentemente, allora il primo tempo vogliamo guardare, avevamo 2 punte in campo. Avevamo Zito che è un centrocampista che si inserisce, Codominis che è un centrocampista che si inserisce. però non si arrivava mai nel rigore, a parte i palla non ci sono arrivato. Nel primo tempo. Perché, scusa, Sì. perché Coda in panchina? Sì, allora Coda perché ha giocato una partita molto dispendiosa giù a Vercelli, tra 4 giorni c'è un'altra partita. Pensavo di vincere anche senza Coda. Busce è un giocatore cioè, non è che possiamo far giocare sempre gli stessi ogni 2 giorni, 3 giorni. Tra 4 giorni c'è un'altra partita importante, come lo era quella di oggi, come lo saranno tutte e cinque queste finali che ci rimangono. E quindi ho pensato poi di metterlo, avevo programmato una staffetta per lui, di metterlo a gara in corso, magari trovando un avversario un po' più stanco, poteva trovare Magari un po' prima, magari un po' prima, però dopo lo volevo mettere prima, poi dopo Ceccarelli mi ha chiesto il cambio, ha avuto un problema, ha dovuto mettere Bernardini e spostare Tui a destra, che loro da quella parte. Per mantenere la difesa a 4, quindi l'avrei voluto mettere prima, avrei voluto fare anche qualcos'altro di più. Comunque abbiamo finito con 4 attaccanti: Gatto, Busch, Coda, Donnarumma e Ocodominis, centrocampista centrale. Per dire. Devo dire io che non è uno degli attaccanti che sono No, certo, no, ma per dire, per rispondere, no, non è col numero degli attaccanti. dire, Giustamente. mi aggancio a quello che diceva Marcello, in questa fase della stagione, dove ormai è da dentro fuori, insomma, conta ancora stabilire se si è stanchi o se. Coda è l'unico che vede la porta un po' con Donnarumma, lo togli, metti Busquets, bravo, però sottoporta due occasioni, Ma di oggi le Coda punte portiere. non sono state nemmeno messe nella condizione di poter concludere pericolosamente. Però ecco, è sempre lo stesso discorso. Non dimenticate se hai giocato 48 ore fa. Se, no. Sì, d'accordo, d'accordissimo. Però noi avevamo anche molti assenti, specialmente in E certi, anche Vicenza aveva anche in certi 8 reparti. No. assenti, 8 assenti. Non so chi sono gli 8 assenti, perché
Gli otto assenti loro non lo so, perché Bagua, Rajcevic, quell'altro lì, Giacomelli ce l'avevano, Vita ce l'avevano, insomma, ma non è che sto a guardare a casa gli altri, guardiamo in casa nostra. Noi abbiamo avuto una settimana molto difficile, cioè questi due o tre giorni dopo Vercelli, che effettivamente trovare un equilibrio, trovare a fare una squadra che potesse farsi valere non era facile. Ho scelto Bagadur perché mi sembrava quello un po' più in difficoltà rispetto agli altri. E avevo messo Tuglia centrale, quindi ho messo Gatto per spingere sulla fascia destra. No, dicevo, solo per questo momento. Cercarelli e Tuglia entrambi molto stanchi, non leggevano i 90 minuti forse. Lo so, ma Tuglia era fresco che non ha giocato. Ceccarelli non ha giocato, Bagadur ha fatto anche lui 90 minuti, 95 lì, tre giorni fa, quindi ho valutato questo. Poi purtroppo il discorso di Ceccarelli, che ha avuto il problema, mi ha costretto a cambiare in altre soluzioni. Sicuramente sì, possono pesare, perché erano due punti che avrebbero valorizzato anche il pareggio di oggi. Invece, chiaramente, avendo pareggiato lì a Vercelli, il pareggio di oggi diventa più pesante. Però noi c'è ancora 5 partite, dobbiamo ottenere il massimo da ogni partita, dobbiamo lavorare per migliorarci, per fare sempre di meglio. Sapevamo che era difficile, signori, non è che quando sono venuto qua pensavo che era una passeggiata di salute. Mister, la sostituzione di Donnarumma a Vercelli. Donnarumma? A Vercelli, l'esclusione di Coda oggi. Quale delle due non farete con il segno del poi? Ormai è inutile parlare col segno del poi, siamo al presente. Il presente abbiamo cercato, dopo un primo tempo di controllo, dove non abbiamo sfruttato bene l'ampiezza, come dicevo prima, di Ceccarelli, che molte volte ha spinto, non è stato servito. Dopo questo però non abbiamo quasi mai rischiato, abbiamo avuto una palla gol con Codomini, si è fatto una gran parata del portiere, però obiettivamente dovevamo e potevamo fare di più. Posto? La squadra in questo frangente si è sempre caratterizzata nel rischiare, tanto è vero che hai subito gol da una squadra, molti gol, però hai provato a farne qualcuno. Ecco, non per tornare sempre su questo tormentone, però ci siamo visti, chiedo questa, faccio questa domanda. Ecco, a Vercelli togliendo Donnarumma, oggi escludendo il gol dall'inizio, si dà un segnale quasi non consapevole di dire voglio tentare di prendere innanzitutto meno gol. Ma non è. Noi a Vercelli avete visto come abbiamo subito. Ho capito. Però insomma, il secondo tempo, anche oggi avevamo molti attaccanti in campo. Non è che non ci avevamo attaccanti in campo. Che strano. No, ho capito. Ma sì, certo. Io ho fatto una scelta non per demerito di Coda, perché ultimamente ha fatto gol, ma perché insomma Donnarumma e Busce danno garanzie anche loro, e soprattutto erano più freschi, perché Donnarumma è uscito laggiù prima, molto prima della fine, e Busce era fresco, e quindi mi aspettavo un urto maggiore, ma non sono stati messi nelle condizioni di poter essere pericolosi.